Benvenuti a tutti i presenti al Camping Girasole, benvenuti a tutti quelli che ci seguono online in streaming sul pagina ufficiale Facebook dell'associazione One Love e sul gruppo YouTube. Riprendiamo quello che avevamo fatto gli altri giorni, continuando le conferenze sul Movimento Rasta insieme a Raggiulio, che vedete qui con me. Welcome, Raggiulio. Blessed love, greetings, Rastafari greetings, blessings. Il tema è uno dei più importanti, quello di dare valore all'eredità del passato, aiutare gli anziani, e vedrete poi Raggiulio racconterà alcune vicende importanti del Movimento Rasta che sono accadute nel passato e fortunatamente sono state superate, ma con il sangue. Rassale vi saluta e soprattutto io volevo farvi vedere il mio spillino, non so se vi... Eccolo qui, a supporto proprio di questa iniziativa interessantissima che abbiamo iniziato a dare forma durante la pandemia, quando ne avevano più bisogno, un sostegno agli anziani per vivere, semplicemente per non dimenticare mai le nostre radici. Bless up per Giulio, grazie ancora, noi ci risentiamo magari al termine, passo la linea. Yes, blessed love, benvenuti, un saluto a tutti quanti voi, grazie Rassale, grazie One Love Reggae Reunion, grazie l'associazione One Love, il team Reggae Revolution e tutti quanti voi ovviamente che siete il cuore pulsante di tutte quante le attività musicali, culturali, umanitarie. Non ci sarebbe nulla se non ci fosse ovviamente il pubblico. Quindi abbiamo parlato già ieri e l'altro ieri di principi, di modo di vivere, di spiritualità, ma è importante ricordarci che nessuna forma di spiritualità può essere considerata realmente effettiva se non ha un riflesso nella realtà, nella pratica. In altre parole, non dobbiamo ricercare una spiritualità che rimane nell'astrazione, ma dobbiamo assolutamente trasformarla in realtà, nella nostra vita quotidiana. Ed è per questo che abbiamo voluto dedicare questo terzo pomeriggio ad un qualcosa di forse un po', apparentemente un po' meno mistico, spirituale, ma altrettanto, se non più importante, ovvero parleremo di supporto, di aiuto verso persone che hanno difficoltà, ok? Quindi non dobbiamo mai dimenticarci che aiutare il nostro prossimo, in fin dei conti, è proprio, dovrebbe essere ed è l'obiettivo e il focus di qualsiasi persona che intraprenda un percorso spirituale, religioso, di risveglio, chiamiamolo come vogliamo. Non dobbiamo mai dimenticarci che l'altruismo è proprio non soltanto il punto focale, ma è anche il percorso. Cioè non è soltanto la meta, ma è anche la strada, è il percorso, è il viaggio. Non è la destinazione, ma è il cammino. Ecco perché oggi vogliamo presentare un progetto che abbiamo già accennato, che però richiede e merita sicuramente qualche minuto in più. Stiamo parlando di World Sound and Power Collective, che è questo progetto che vediamo anche qua, lo facciamo vedere anche a chi è da casa che ci segue. World Sound and Power Collective è un'organizzazione no profit che nasce negli Stati Uniti circa 16 anni fa. Erano i primi, era la metà degli anni 2000, 2005-2006, si formava questo collettivo che ha come obiettivo quello di aiutare gli anziani rastafari in difficoltà. La missione proprio è mobilitare persone rasta e non rasta in giro per il globo al fine di raccogliere dei fondi per aiutare gli anziani rasta che sono in Giamaica e che hanno bisogno di supporto di tipo generale, quindi supporto per vivere, come ad esempio non soltanto il cibo, ma anche
non lo so, una cucina, il letto, delle cose che noi spesso diamo per scontate, ma che in realtà in ambienti molto più disagiati dei nostri sono, possono essere dei privilegi. E il secondo binario, diciamo, su cui corre il treno degli aiuti di World Sound and Power Collective è l'aiuto medico, il supporto medico, ovvero l'organizzazione di cui io sono molto felice di far parte da alcuni anni, anche se non dalla fondazione, ma da alcuni anni sono salito a bordo. La fondazione riceve costantemente delle richieste di aiuto medico, ovvero gli anziani Rasta in Giamaica devono affrontare delle visite o delle cure o in casi più estremi delle operazioni, e allora, non avendo soldi, chiedono aiuto all'organizzazione World Sound and Power Collective. Come funziona questo aiuto? A chi mandiamo questi soldi? E soprattutto come li recapitiamo, giusto per dare un minimo di informazioni sulla trasparenza anche del progetto, abbiamo dei supervisori, abbiamo dei supervisors, che sono degli anziani Rasta loro stessi, nella zona di Kingston e nella zona di Montego Bay, che sono anche un po' distanti tra di loro, e questi anziani supervisor praticamente identificano le persone da aiutare, oppure raccolgono le richieste degli anziani che arrivano a noi chiedendoci aiuto, e poi le portano al consiglio direttivo di World Sound and Power Collective. World Sound and Power Collective approva la donazione e manda i fondi direttamente a questi supervisori, che loro stessi poi li consegnano agli anziani che hanno fatto la richiesta. Questo per, diciamo, per spiegare un po' come funziona anche tecnicamente, perché a volte uno potrebbe dire: ok, sì, voglio donare, voglio aiutare, ma i soldi arrivano veramente? World Sound and Power Collective è caratterizzata da una trasparenza totale al 100%, il che vuol dire che seguendo il sito, il blog del collettivo, dell'organizzazione, si possono proprio vedere, si possono tracciare anche le donazioni. L'esempio è, possiamo dire, ok, il 15 luglio sono entrati 100 euro di donazione da una persona X, il 20 luglio quei 100 euro sono stati rimandati ad un'altra persona Y, e ovviamente è giusto ricordare anche che World Sound and Power Collective è un'organizzazione no profit, registrata, quindi ufficialmente registrata negli Stati Uniti, ma è un'organizzazione totalmente volontaria, quindi nessuno dei collaboratori di World Sound and Power Collective riceve del denaro per questo servizio. Nel corso del tempo, è bello anche un po', diciamo, dire anche che cosa siamo riusciti a fare, grazie all'aiuto di persone volenterose, nel corso di questi 16 passa anni siamo riusciti a raccogliere più di $60,000 e quindi a contribuire con questo denaro a numerosissime vite, numerosissime storie di anziani rastafari, uomini e donne, in Giamaica. Le donazioni arrivano da individui, da privati. Non abbiamo sovvenzioni da altre grandi organizzazioni o altre associazioni, ma arrivano da privati che vogliono aiutare con 20 euro, $50, 15 euro, vogliono aiutare questo progetto, e quindi semplicemente ogni tot di tempo mandano un pagamento PayPal. Infatti donare è semplicissimo, basta andare su PayPal e inserire come indirizzo di pagamento worldsoundandpowercollective.com e puoi mandare da 0,50 centesimi in su. E quindi questo permette anche che le donazioni non solo siano veloci, trasparenti, ma siano anche proprio effettive, reali. Un'altra maniera è ovviamente supportare le iniziative tipo di fundraising, ok? O magari acquistare dei merchandising. Lì abbiamo delle spillette, abbiamo delle magliette, abbiamo dell'artigianato. Compri la spilletta, paghi, non so, 5 euro, 5 euro vanno interamente al progetto World Sound and Power Collective. E questo progetto, sebbene, diciamo, non abbia
dei finanziatori, non abbia degli sponsor grandi, e sebbene il progetto e il collettivo continui a fare un po', non nell'ombra, però in silenzio il suo lavoro, senza, diciamo, grandi pubblicità, grandi cose, comunque è riuscito in questi 16 anni e passa ad aiutare centinaia di anziani rastafari, e continuiamo a ricevere ovviamente richieste costantemente. Anche ieri abbiamo approvato la prossima serie di aiuti che andranno a coprire bisogni medici, bisogni reali e così via. Ora, perché gli anziani rastafari si rivolgono a noi per aiuto? Dobbiamo capire un pochino il panorama. La Giamaica, che è il luogo dove diciamo siamo attivi principalmente, ma non soltanto in Giamaica, anche in Etiopia e anche negli Stati Uniti, insomma laddove c'è presenza di anziani rastafari. Ma la Giamaica, per fare un esempio, è un luogo molto molto diverso dal contesto al quale siamo noi abituati. In Giamaica non esiste un sistema di aiuto sociale, un sistema di pensioni così come esiste qua. Non solo, gli anziani rastafari si ritrovano spesso ad essere abbandonati, emarginati dalle loro famiglie di origine a causa della loro scelta spirituale. Quindi, per dirle in altre parole, un anziano che adesso magari ha 80 anni è stato scacciato via dalla famiglia, è stato cacciato di casa magari quando ne aveva 15, perché è diventato rasta, perché ha abbracciato la fede rastafari, e durante la sua vita magari nella maggior parte dei casi non è riuscito poi a riconciliarsi, perché la sua famiglia ha detto: tu sei rasta, tu hai dreadlocks, per noi sei una vergogna, non ti vogliamo più. Di conseguenza sono vissuti da soli e continuano ad essere da soli. E sappiamo che quando una persona è sola, ma ha 20, 30, 40 anni, 50 anni, ok, ma andando avanti nel tempo, e quando arriviamo nella fase della nostra vita in cui abbiamo anche bisogno e abbiamo anche la speranza di ricevere un aiuto pratico da qualcuno, la situazione diventa molto più complessa. Immaginiamo di avere 80 anni e di vivere in una casa che è fatta di cartone, che è fatta di lamiera, che è fatta di zinco e di qualche tavola inchiodata così alla meglio. Immaginiamo di vivere in questa casa dove quando piove cade l'acqua e si crea un lago nell'unica stanza che abbiamo. Immaginiamo di dover stare durante i giorni di pioggia, che in Giamaica possono essere molto intensi nei periodi di pioggia, immaginiamo di dover essere costretti a stare in un angolo di questa casa, che è una stanza, e non poter scendere perché c'è un lago. E immaginiamo che tutto ciò lo viviamo durante la nostra anzianità, se abbiamo 80 anni. E questa è una storia vera, non è un'invenzione. Abbiamo aiutato anziani rastafari che vivevano in questa circostanza. Non solo, immaginiamo di essere anziani e di aver bisogno, come capita spesso ed è normale, aver bisogno di assistenza medica. A chi ci rivolgiamo se non c'è una salute, una sanità pubblica come c'è qua? A chi ci rivolgiamo se esiste soltanto un sistema sanitario pubblico che non è in grado spesso né di soddisfare le richieste e non è nemmeno di un livello qualitativo così alto? Come facciamo? A chi ci rivolgiamo? Non abbiamo figli, non abbiamo famiglia. Ecco che Words and Empower Collective riceve le richieste di aiuto da soggetti in queste condizioni, in queste situazioni qua. Quindi questi anziani, questi patriarchi, queste matriarche del movimento Rastafari, che hanno contribuito loro stessi con la loro testimonianza, con la loro vita e con le loro storie, a far sì che il movimento Rastafari potesse progredire, potesse crescere, adesso si trovano in un momento di bisogno e hanno necessità che il movimento Rastafari, che loro stessi hanno fatto crescere, ora li aiuti. Ed ecco perché l'organizzazione Words and Empower Collective è in vita, è attiva
e continua a fare la differenza nella vita di tante persone. Non ci occupiamo soltanto di mandare soldi per cibo o per spese mediche, ma abbiamo intrapreso dei progetti anche più grandi, come costruire delle case. Infatti è molto comune in Giamaica, a causa del sistema in cui vive la Giamaica, ovvero molta terra, molto spazio, molto terreno, non si capisce bene a volte di chi sia. Crown Land, la chiamano Crown Land, ovvero era quella che una volta veniva chiamata la terra della corona, ok? È un po' come se non fosse, è come se fosse un po' terra di nessuno, però. Allora molti la scuotono, molti occupano un pezzo di Crown Land, ci costruiscono la casa, però magari cambia il vento, cambiano le decisioni nel governo, nel comune, ti sfrattano, ti ritrovi senza niente. Oppure capita anche che qualcun altro scuoti la casa che magari tu hai costruito e quindi ti ritrovi, magari anche anziano, ti ritrovi senza un tetto sulla tua testa. E sappiamo di anziani che vivono a 70 anni e passa, vivono in spiaggia, quindi sono costretti a dover andare a dormire sulla sabbia o sotto le palme perché non hanno una casa dove andare. Ecco che World Sand & Power Collective, grazie all'aiuto dei vari gruppi, delle varie comunità rastafari, soggetti privati, artisti, cantanti, DJ, sound system, siamo riusciti a costruire delle case proprio. Ovviamente non parliamo di ville, non parliamo di residenze molto grandi, però sicuramente molto meglio di una casa di cartone. Strutture dignitose, in cemento, strutture con un tetto, strutture con un sistema anche di drenaggio, un sistema fognario, quindi delle case, delle vere e proprie case. E questo è stato possibile appunto grazie a questo network che si è creato negli anni, che è bellissimo, una cosa fantastica. Come funziona questo network? Non c'è soltanto il singolo privato che prende PayPal, apre l'app di PayPal e invia 10 euro. Ci sono anche dei DJ, ci sono dei gruppi, ci sono degli organizzatori, dei promoter che organizzano degli eventi, creano delle situazioni, un concerto, una cena, una serata in DJ set, e il ricavato va a World Sound & Power Collective. Ed è grazie a tutte quante queste micro iniziative che alla fine diventano un macro movement globale, universale, perché riceviamo donazioni da tutte quante le parti del mondo e molto spesso è proprio grazie ad artisti, DJ, musicisti, cantanti, gente che dopo anni e anni nella musica reggae dice: io voglio dare il mio contributo, voglio fare qualcosa alla fine per coloro che hanno permesso anche a me di esserci, perché questi anziani rastafari spesso sono stati proprio coloro che hanno educato i grandi cantanti, le grandi leggende della musica reggae che noi oggi celebriamo, ricordiamo e onoriamo anche nei concerti come questi qua. Quindi se abbiamo ricevuto un Bob Marley con tale potenza è grazie anche agli anziani rastafari che hanno contribuito alla sua crescita spirituale e al suo risveglio anche. Quindi, oltre ai singoli DJ, oltre ai gruppi, spesso incontriamo anche delle realtà come dei festival o come delle associazioni culturali che sono dietro i festival che aiutano World Sound & Power Collective. E questo è il caso, ad esempio, anche del Rototom, che ci piace insomma ricordare ovviamente, che spesso ha aiutato proprio effettivamente World Sound & Power Collective, e non soltanto come donazioni, ma continua diciamo ad aiutarci dandoci la possibilità di fare le nostre iniziative e quindi di promuovere il lavoro. Allo stesso modo anche il One Love, dove siamo proprio oggi, ci concede lo spazio e ci dà la possibilità appunto sia di parlare ma anche di portare il merchandising e tutto quanto, ed è molto vicino al lavoro di World Sound & Power Collective. All'inizio del ragionamento di oggi Ras Ale parlava di questa iniziativa che abbiamo lanciato insieme proprio all'inizio della pandemia, proprio le primissime settimane della pandemia, quando tutto il mondo era sconvolto e confuso. Reggae Revolution, quindi Rassale, il Salvador, tutto quanto il team, insieme a World Sound & Power Collective, ci siamo uniti in una joint force per
richiedere, per fare un appello al pubblico italiano per aiutare gli anziani rastafari, che non solo erano già oppressi dalla situazione costante che hanno, ma in più ci sarà messo anche il Covid, quindi gli anziani andavano incontro ad una fragilità ancora maggiore, insomma la situazione diventava ancora più delicata. Quindi Rassale fece questo appello, scrivemmo facemmo dei post, e la risposta, vi diciamo la verità, e Rassale potrebbe dire lo stesso, la risposta ci portò i brividi, perché in un momento di confusione totale, anche confusione economica, incertezza economica, perché lockdown, che succede, non lavoro, mi pagano, non mi pagano, ricevemmo delle donazioni importanti dal pubblico italiano. E ci ricordiamo che all'inizio del Covid l'Italia era proprio quella che, insomma, era nella situazione forse peggiore all'inizio, perché tutto quanto è partito proprio da qua. Quindi nella più grande incertezza, nella più grande difficoltà, il pubblico italiano ha risposto con un'enorme generosità, con un grande cuore, all'appello di Reggae Revolution insieme a World Sound and Power Collective. Perché diciamo ciò? Per mostrare che a volte il contesto in cui noi ci troviamo può essere un catalizzatore di aiuto umanitario. Non dobbiamo per forza essere i grandi direttori di grandi organizzazioni, ma qualsiasi situazione abbiamo intorno, anche semplicemente il nostro sito, il nostro gruppo musicale o la nostra associazione, anche soltanto il mio gruppo di amici, può fare una differenza. L'aiuto, la beneficenza, la carità non è un qualcosa riservato soltanto ai grandi che muovono milioni di dollari, anzi spesso coloro che fanno realmente la differenza sono le persone comuni, proprio come Ainai, come noi. Ora, legato al progetto World Sound and Power Collective, c'è un'altra iniziativa che si chiama Wise Mind Publications. Wise Mind Publications è un'etichetta, è una label, è una piccola casa editrice indipendente che ha deciso, circa una decina di anni fa, 12 anni fa, ha deciso di incominciare a raccogliere le testimonianze degli anziani rastafari e di metterle per iscritto. Mettendole per iscritto, Wise Mind Publication ha incominciato a produrre dei libricini. Questi libricini poi sono diventati, da 1, 2, 3, è diventata una vera e propria collana, e vendendo questi libricini i soldi non vanno a Wise Mind Publication, ma vanno attraverso Wise Mind, vanno agli anziani rastafari. Quindi, in poche parole, Wise Mind Publications, che lavora in collaborazione con World Sound and Power Collective, raccoglie le testimonianze degli anziani che altrimenti andrebbero o perdute o rimarrebbero sconosciute o sarebbero semplicemente confinate alla yard o alla casa di quell'anziano. Raccoglie le testimonianze, le mette per iscritto, le stampa, le vende, e i soldi, se per esempio tu compri questo che costa 6 euro, l'anziano riceve 6 euro. Non c'è intermediario, I soldi vanno direttamente agli anziani. Quindi nel giro degli anni, nel corso del tempo, i titoli sono aumentati, molti di questi anziani che hanno contribuito con le loro testimonianze al momento non ci sono più, ora non ci sono più perché erano molto anziani, e magari se Wise Mind Publication non avesse raccolto e custodito la loro testimonianza, adesso nessuno avrebbe, no, quella loro nessuno avrebbe la loro conoscenza, nessuno conoscerebbe le loro esperienze, e quindi diciamo il movimento Rasta sarebbe impoverito. Quindi il lavoro di Wise Mind Publication potremmo dire che è duplice: da una parte gli anziani contribuiscono con le loro testimonianze, e dall'altra parte noi contribuiamo a loro con le donazioni, ok? Quindi loro, diciamo, fanno una donazione di saggezza, di esperienza, e noi facciamo una donazione economica. E così il cerchio si chiude e continua a circolare questa energia. E perché diciamo ciò? Perché in questi 3 giorni abbiamo avuto l'occasione proprio di avere lì allo shop
tutti quanti i titoli disponibili in italiano, tradotti quindi dall'inglese, dal Padua all'italiano, e li stiamo vendendo, e la risposta è molto entusiasmante, quindi ringraziamo anche i fratelli, le sorelle e gli amici che durante questi giorni hanno comprato i libricini per supportare il progetto, e di conseguenza alla fine del festival saremo in grado di aiutare gli anziani attraverso le vendite. Cosa c'è altro da dire? Wise Mind Publication è un progetto che è nato da Ras Flaco Tafare, che è proprio l'ideatore, il fondatore ed è il coordinatore del progetto tuttora. È lui che ha avuto, diciamo, questa idea di andare a raccogliere le testimonianze degli anziani e metterle per iscritto. Ma poi il progetto si è allargato e sempre sotto, diciamo, la direzione di Ras Flaco ha acquisito diversi rami. Quindi è nata Wise Mind Publication Italy, Spagna, Francia, Latin America, e l'obiettivo qual è? Tradurre le testimonianze degli anziani in altre lingue, vendere libricini, mandare gli aiuti e così via. Il movimento sta crescendo, tutto quanto il progetto sta crescendo. Quindi abbiamo testimonianze ovviamente di Rastafari Elders, uomini, donne, persone che hanno vissuto una vita più tranquilla, ma anche persone che hanno purtroppo dovuto affrontare delle difficoltà anche importanti, anche gravi nelle loro vite. E qui, diciamo, entriamo un po' nella seconda parte di quello che è il seminario di oggi. Nella prima parte abbiamo voluto parlare un po' del progetto umanitario, abbiamo voluto parlare anche del progetto Wise Mind Publication e appunto dell'iniziativa dei libricini. Ma adesso vogliamo anche ricordare che molti di questi anziani sono stati vittime di persecuzioni. E il seminario di oggi infatti si chiama Get Up, Stand Up, e parla proprio delle difficoltà, delle afflizioni che i Rasta hanno vissuto durante proprio questi 90 e passa anni di movimento Rastafari. Di cosa stiamo parlando? Cosa vuol dire le persecuzioni? Cosa vuol dire le difficoltà? Incominciamo subito con un esempio che ci chiarirà immediatamente l'argomento di oggi. È l'aprile del 1963 e siamo in Giamaica. Nello specifico siamo nella zona di Montego Bay, in una località chiamata Coral Gardens. Ora, Coral Gardens è una parte residenziale di Montego Bay, dove ci sono anche degli alberghi di lusso, degli alberghi, dei resort che ospitano i turisti che vengono dall'America, sai, la Giamaica degli anni 60, da pochissimo, da un anno ha acquisito l'indipendenza, la Giamaica è una meta, no, turistica, e quindi ci sono questi bei resort, questi bei hotel. Vicino a uno di questi hotel c'è appunto un pezzo di capture land, come dicevamo prima, ovvero una terra di nessuno. C'è un ragazzo, c'è un uomo del nome di Rudolf Franklin, che decide di prendere un pezzetto di questa terra e incomincia a coltivarla. La polizia gli arriva dopo qualche mese dicendo: te ne devi andare. Per quale motivo? Perché questa terra non è nessuno, non è tua, tu non sei nessuno e devi praticamente andare via. Rudolf Franklin dice: in realtà vi starei sbagliando, perché questa terra appartiene a mio padre, è stata data in concessione a mio padre, perché spesso in Giamaica succede questo, che anche se la terra non è ufficialmente tua, però hai ricevuto una concessione da parte del governo, e quindi anche se non è di tua proprietà, però tu la puoi utilizzare e la puoi anche tramandare ai tuoi figli. Quindi Rudolf Franklin dice: questa terra mi è stata data da mio padre, che ora non c'è più, ma io la posso coltivare. Il primo avvertimento della polizia è abbastanza pacifico. Al secondo avvertimento della polizia, quando Rudolf Franklin si rifiuta di lasciare quel pezzo di terra, i poliziotti gli sparano nella pancia, così, a sangue freddo, lasciandolo praticamente quasi in fin di vita per terra. Rudolf Franklin, dopo mesi e mesi e mesi di ospedale, riesce a salvarsi
e sebbene in circostanze molto molto difficili, perché gli hanno dovuto praticamente mettere una protesi dello stomaco, è in vita. Rudolf Franklin, esasperato dalla situazione e da tutta quanta la sofferenza di un anno in ospedale, decide, preso dalla rabbia, decide di vendicarsi provocando un incendio in una gas station, ovvero in una pompa di benzina. Questo incendio ovviamente attira l'attenzione delle forze dell'ordine, arriva la polizia, arriva l'esercito, nasce praticamente, scoppia, esplode una sparatoria in cui praticamente sia dei poliziotti che dei membri del team di Rudolf Franklin perdono la vita. Ora, Rudolf Franklin, il protagonista di questa storia, non è mai stato chiaro o chiarito se fosse un rasta o meno. Alcuni dicono che fosse un rasta, molti invece dicono che non era rasta, ma semplicemente aveva una barba, ovvero era un rootsman, era una persona che si coltivava la terra, che cresceva le sue piante e si era un po' allontanato dalla società e si faceva la sua vita. Era una persona indipendente, anche un po' ribelle, tra virgolette, ma non era sicuramente inizialmente una persona sovversiva o pericolosa per la società. Che cosa succede? Che al sentire la notizia della gas station, della sparatoria, il governo giamaicano, il primo ministro in persona, dichiara immediatamente una caccia all'uomo contro ogni rasta, perché il primo ministro dice Rudolf Franklin è un rasta, erroneamente, di conseguenza per questa tragedia devono pagare tutti quanti i rasta. E scoppia, parte così una vera e propria caccia all'uomo che durerà per ben 3 giorni e verrà poi ricordato come un vero e proprio genocidio. Sarà un genocidio da parte delle forze dell'ordine, dell'esercito e non solo, cosa ancora peggiore, da parte dei civili giamaicani contro la popolazione Rastafari. Che cosa vuol dire un genocidio contro i Rasta? E soprattutto cosa c'entra la popolazione civile? Il governo, non contento di aver già spiegato contro i Rasta la polizia e l'esercito, il governo decide anche di praticamente arruolare i civili, promettendo loro una manciata di scellini in ricompensa se avessero consegnato alla polizia un rasta. E per consegnare alla polizia un rasta non doveva avere delle prove, ma semplicemente bastava dire quello è un rasta. Una volta l'ho sentito dire viva i rasta, facciamo un esempio. Quindi lui è un rasta, arrestatelo. Di conseguenza la nazione si trovò spaccata in due, in una situazione bruttissima, molto molto triste, in cui i civili, che magari fino al giorno prima erano amici anche dei Rasta, da un momento all'altro diventano persecutori, oltre alle forze dell'ordine, della popolazione Rastafari. Che cosa vuol dire? Come si manifesta questa persecuzione? Non soltanto arrestare, ma purtroppo picchiare, brutalizzare e uccidere un numero di Rasta che tuttora, oggigiorno, noi non sappiamo a quanto ammonta. Quindi noi non abbiamo idea, in realtà, di quanti Rasta abbiano perso la vita durante il genocidio di Coral Gardens del 63. E soprattutto, c'è da dire che la cosa anche ironica, forse se vogliamo, è che tutto ciò è partito durante quello che era il Venerdì Santo del 1963, ovvero il venerdì prima di Pasqua, chiamato in inglese The Good Friday, che infatti venne ribattezzato dai Rasta Bad Friday, perché i Rasta dissero qua non c'è niente di good, questo è un Bad Friday. Ecco perché il genocidio, il massacro di Coral Gardens viene anche chiamato il Bad Friday, il Bad Friday. Ora sono stati 3 giorni di persecuzione, così come 3 giorni di passione di Cristo prima della risurrezione.
Ed ecco perché questo episodio venne proprio avvicinato, collegato, paragonato dagli anziani Rastafari proprio alla passione di Cristo. Tutto il movimento Rastafari ha dovuto patire questa passione per 3 giorni, per arrivare poi alla fine di questi 3 giorni finalmente ad un alleggerimento della tensione e quindi ad una risurrezione. Risurrezione perché? Perché l'obiettivo del governo, l'obiettivo dell'establishment non era soltanto quello di compiere una persecuzione di 3 giorni, ma era quello proprio di sradicare il movimento Rastafari una volta per tutte. Il governo voleva eliminare i Rasta e quindi ha preso come capro espiatorio Rudolf Franklin, che non si sapeva nemmeno alla fine se era Rasta o meno, anzi, molto probabilmente, quasi sicuramente non lo era, ma magari era soltanto un simpatizzante, e ha preso come pretesto l'incendio della pompa di benzina, la sparatoria, per avviare questa caccia all'uomo, che aveva proprio l'obiettivo di far scomparire il movimento Rastafari. Che cosa succede? Che Rastafari, dopo 3 giorni di persecuzione, invece di scomparire, diventa più forte di prima, perché questa tribolazione del Coral Gardens ha stimolato le persone non solo a non gettare la spugna, ma ha ispirato anche molte più persone a diventare Rasta, ad avvicinarsi a Rasta, proprio perché le persone hanno visto anche il modo in cui Rastafari ha reagito alla persecuzione. E qua stiamo parlando di gente che è dovuta scappare e rimanere nel bosco, nascosti sotto le frasche per giorni e giorni, oppure di donne che hanno dovuto nascondere i propri mariti sotto il materasso, o nel muro, o sottoterra, di madri che hanno visto portare via i propri figli, insomma, cose anche peggiori di questo. Ma i Rasta non hanno risposto con la vendetta, i Rasta non hanno risposto con la violenza, e questo ha proprio ispirato la popolazione giamaicana nel dire: wow, se queste persone che vengono brutalizzate, perseguitate, uccise, non si vendicano con la violenza, non rispondono alla violenza con la violenza, allora vuol dire che hanno veramente un qualcosa di particolare a livello spirituale. E infatti non ci fu mai una risposta violenta del movimento Rasta, non ci fu mai una vendetta e nemmeno una richiesta di vendetta o nemmeno una proposta di vendetta. Ora, è molto interessante questa cosa qua, perché proviamo ad immaginare se il movimento Rasta invece avesse risposto in maniera violenta, che cosa sarebbe successo? Proviamo ad immaginare se a quegli attacchi fossero subentrati, fossero susseguiti degli altri attacchi. Il movimento Rastafari avrebbe perso la credibilità di movimento spirituale, sarebbe diventato un movimento terrorista, sarebbe diventato un gruppo di integralisti, saremmo scomparsi. Probabilmente se dopo il Coral Gardens, se i Rasta avessero... Vai Gabriele, vai, vai. Se i Rasta avessero risposto in maniera violenta, forse oggi noi non saremmo qui, perché il movimento sarebbe diventato soltanto uno degli altri gruppi di integralisti, terroristi, violenti, fanatici, boom, e saremmo scomparsi. Ma forse anche proprio il motivo, forse il fatto che non abbiamo risposto con violenza ha, diciamo, accresciuto anche, ha fatto diventare più grande, più forte anche la nostra presenza spirituale in questo mondo, in questa creazione. E non si tratta soltanto della Giamaica, ma ad esempio c'è un altro triste episodio, un po' diverso, che invece lo ritroviamo nella Repubblica Dominicana. È il 1974 ed è arrivato da pochissimo tempo, forse da un paio di anni è arrivato il movimento Rastafari nella Repubblica Dominicana ed è esploso, e i Rasta spuntano proprio come i funghi dopo una giornata piovosa. Fratelli, sorelle, giovani, anziani, moltissime persone diventano Rasta. Il governo non può sopportare la presenza
dei Rastafari con i dreadlocks, con le loro idee così diverse, e quindi decide, stiamo parlando nel 1974, decide di approvare quello che viene chiamato il Dread Act, ed è una legge che ha proprio come obiettivo esplicito quello di eliminare il movimento Rastafari. Il Dread Act in cosa consiste? Consiste nell'obbligo da parte della polizia di incarcerare o di punire, e questo punire può avere molte sfumature, qualsiasi persona che venga identificata come rasta, dreadlocks, non dreadlocks, qualsiasi persona che semplicemente viene additata come rasta, deve essere imprigionata e deve essere punita. Non solo. Il governo della Repubblica Dominicana, con il Dread Act, solleva da qualsiasi responsabilità e da qualsiasi punizione la popolazione civile che punisce, picchia o uccide un rasta. Quindi il governo della Repubblica Dominicana praticamente autorizza la popolazione civile a uccidere i rasta e assicura che non avrebbero incontrato nessuna punizione legale. Quindi, in altre parole, sei un civile, vedi un rasta o pensi che quello è un rasta, lo uccidi, ti scoprono, non passi nessuna pena, non vieni perseguitato, non vieni denunciato, nulla di tutto ciò. Sei ufficialmente autorizzato dal governo ad uccidere una dei componenti di una minoranza religiosa della tua stessa nazione. Stiamo parlando del 74, non sono cose del Medioevo. E la cosa ancora forse più sorprendente è che questo emendamento, il Dread Act, è rimasto in vigore fino al 1985, cioè 11 anni in cui una nazione autorizzava ufficialmente ad eliminare i membri del movimento Rastafari, cittadini della stessa nazionalità, cittadini dello stesso governo, e quindi è il primo ministro che autorizza l'uccisione dei suoi cittadini. Il Dread Act ha portato ovviamente a delle conseguenze molto molto difficili. I fratelli e le sorelle sono dovute proprio scappare nelle colline e hanno vissuto per 11 anni proprio come dei ricercati, e questo vuol dire proprio vivere nei buchi, nella terra, vivere nelle caverne, vivere in condizioni subumane, soprattutto per un qualcosa che tu non hai compiuto e per un crimine che non hai fatto, semplicemente perché quella è la tua identità spirituale. Fratelli e sorelle sono riusciti a scappare e molti sono riusciti anche a trovare il modo di lasciare la nazione per ovviamente salvarsi, ovviamente senza nessun tipo di asilo politico, senza nessun tipo di certificato di, come si dice, di cittadino vittima di abuso politico e così via. Sono semplicemente scappati, hanno trovato il modo di imbarcarsi e hanno cercato di sopravvivere lasciando l'isola, e sono arrivati e quindi in altri posti, in America, negli Stati Uniti, in Inghilterra. Sappiamo ovviamente anche di rasta che sono stati, molti sono stati uccisi, torturati, puniti, incarcerati. C'è un esempio celebre che è quello di Ras Kabinda, che è appunto un anziano, ora un anziano ma allora era un ragazzo della comunità Rastafari dominicana, che è stato imprigionato, è riuscito ad evadere dalla prigione in una circostanza tra l'altro anche miracolosa, anche molto sorprendente, è riuscito ad evadere dalla prigione ed è riuscito ad imbarcarsi e a lasciare l'isola, ed è andato in Etiopia, perché a quel punto hanno detto: io non rimango più in Babylon. È andato in Etiopia, dove tuttora risiede, ed è appunto ricordato come uno anche dei paladini della resistenza a questo Dread Act. 1974-1985, Repubblica Dominicana. Questi episodi non sono gli unici,
anche se forse sono molto molto celebri, anche se forse sono quelli anche più gravi, però in conclusione al seminario di oggi è giusto ricordare che il movimento Rastafari sin da subito ha subito una un'ostracizzazione, una persecuzione, ed è stato ostacolato ed è stato anche oppresso. È vero che fa parte anche proprio di un percorso che in un certo senso dobbiamo passare, dobbiamo attraversare, non perché siamo ovviamente masochisti, ma perché per il messaggio che portiamo, per la presenza che portiamo, non a tutti quanti piace ciò che diciamo. Di conseguenza possiamo risultare scomodi, possiamo risultare anche inappropriati. Ma il movimento Rastafari, nonostante tutte quante le difficoltà che ha incontrato in questi anni, ha sempre continuato a rispondere con non violenza, a rispondere con perdono, e questo ha dato i suoi frutti. Quali sono questi frutti? Innanzitutto il fatto che oggi, nel 2022, siamo in un festival pieno di verde, giallo e rosso, di reggae music, di dreadlocks, di pace, amore, unità, e se questo è possibile è anche grazie al fatto proprio che questi sopravvissuti a queste persecuzioni hanno tenuto dura, hanno tenuto alta la bandiera e ci hanno passato questo testimone, e quindi in un certo senso loro hanno combattuto, anche hanno resistito affinché tutto questo potesse essere possibile oggi. Quindi dobbiamo ricordare e dobbiamo anche onorare in un certo senso questi sacrifici, che non sono stati sterili e fini a loro stessi. Ma la cosa sorprendente, la cosa importante, è che gli stessi governi, come ad esempio il governo giamaicano, che è stato il responsabile e l'autore del massacro del Coral Gardens, adesso a distanza di tanti anni ha riconosciuto l'errore, ha riconosciuto tutta quanta questa violenza, ha chiesto scusa ufficialmente al movimento Rastafari e si è impegnato e continua ad impegnarsi proprio per ricostruire, se possibile, o costruire forse, un rapporto con la popolazione Rastafari, con la comunità Rastafari. Quindi stiamo vedendo in questi anni un qualcosa che fino a forse anche semplicemente 15 anni fa poteva essere considerata come una vera e propria fantascienza, cioè il fatto che il governo giamaicano faccia un comunicato stampa, una dichiarazione ufficiale facendo gli auguri ai Rasta durante le giornate sacre per i Rasta, le festività, le giornate importanti, è una vera e propria cosa miracolosa. E sta accadendo adesso, quindi stiamo vedendo, stiamo raccogliendo i frutti dello sforzo, del sacrificio e della sofferenza di questi anziani, e l'impegno sarà proprio quello di continuare a far sì che questa strada che abbiamo intrapreso, che è di riconciliazione, possa proseguire sempre di più, perché possiamo essere vittime per un periodo, una volta, due volte, ma nessuno dovrebbe vivere in una condizione costante di vittima. Ci può essere una fase di persecuzione, ma nessuno dovrebbe vivere in una costante persecuzione. E la persecuzione del movimento Rastafari ha portato alla liberazione non soltanto di Rasta, ma di tanti altri individui, di tante altre comunità non Rasta. E questo è un altro punto molto importante. I Rasta, ad esempio a Londra, ecco, parliamo adesso dell'Europa, non è che l'Europa è stata più gentile nei confronti del movimento Rasta. Negli anni 40, 50 sono incominciati ad arrivare in Inghilterra questi barconi, queste navi piene di Rasta anche, e non hanno trovato una vita semplice. Prima a Notting Hill, poi dopo Brixton, ma i Rasta erano anche lì perseguitati, la vita era molto molto difficile, ma hanno contribuito a creare un futuro migliore anche per i non Rasta. I Rasta erano proprio in prima linea nelle lotte, nelle ribellioni, nei riots anche, che sono avvenuti in Inghilterra, proprio
per assicurare che la libertà non fosse soltanto per i Rasta, ma anche per tutti quanti gli altri. Quindi abbiamo proprio dei record storici, proprio, abbiamo delle testimonianze del fatto che molti dei leader di queste manifestazioni anche a Londra fossero Rasta e non manifestavano solo per i Rasta, ma per tutta quanta la popolazione che veniva oppressa, caraibici, West Africans, i nigeriani, tutti quanti gli africani che si trovavano lì e che vivevano in condizioni di difficoltà estrema, vittime del razzismo, vittime dell'apartheid. I Rasta erano in prima linea, i Rasta venivano picchiati, venivano imprigionati, no? C'era questo periodo negli anni 60 e 70 in cui praticamente per Notting Hill giravano questi furgoni, furgoni anonimi, non c'era nessun adesivo, nessuna scritta, giravano questi furgoni, si fermavano appena vedevano un gruppo di due o tre africani o caraibici, insomma gente con la pelle nera, e a maggior ragione se avevano i dreadlocks, si fermavano, scendevano 5-6 persone da questi furgoni, buttavano dentro questi poveri caraibici o africani e scomparivano. Alcuni di loro poi dopo un po' tornavano, ma sappiamo anche di molte persone che non hanno fatto mai più ritorno a casa loro. E sapete come gestivano questa tratta praticamente di persone, come facevano a far scomparire le persone? E stiamo parlando dell'Inghilterra degli anni 60-70 fino agli anni 80, praticamente li imprigionavano, li portavano in una prigione e poi continuavano a spostarli, a trasferirli da un penitenziario all'altro, fino a che praticamente i parenti perdevano le tracce e diventavano dei desaparecidos, però nella Londra civile emancipata degli anni 60-70. E molti di questi erano Rasta. E se non erano Rasta, erano persone che erano a stretto contatto con i Rasta. Ecco, e anche qui c'è una storia molto molto importante, ed è giusto anche ricordare uno dei paladini, proprio uno degli eroi di questi riots, di queste ribellioni, che era Russ Sledge, uno dei primi Rasta, se non il primo Rasta di Notting Hill, che era sempre in prima linea e che è stato incarcerato, nemmeno la famiglia sa quante volte, scompariva, ogni tanto ritornava, lo doveva andare a ripescare di qua di là, però ce l'ha sempre fatta a tornare in libertà. Russ Sledge, dopo 30 anni di persecuzioni praticamente, dopo aver essere stato un attivista, da aver guidato delle manifestazioni e così via, è riuscito tramite un gruppo di avvocati che giovani, indipendenti, che non riuscivano a sopportare, non riuscivano ad ingoiare il fatto che la Londra degli anni 60, 70 e 80 permettesse queste cose, insieme ad un gruppo di avvocati sono riusciti praticamente a vincere dei processi contro questi tipo di comportamenti e a smascherare tutte quante queste dinamiche brutali della polizia e delle forze dell'ordine e a far sì che queste cose non succedessero più. Quindi grazie a quelle persone che sono scomparse, grazie alle persone che hanno preso la bandiera, hanno detto no, io non ci sto, io non sto zitto davanti a questi soprusi, praticamente intere comunità hanno visto garantire i loro diritti di libertà, i loro diritti anche di radunarsi, di associazione, perché era impossibile, anche se non era letteralmente proibito riunirsi, però se vedevano che tre o quattro persone con la pelle nera si riunivano, praticamente venivano arrestati e alcuni di loro scomparivano. Quindi anche qui i Rastafari sono stati in prima linea per combattere, per non abbassare la testa contro queste ingiustizie. Ed è per questo che Rastafari è stato e continuerà ad essere proprio un sinonimo di libertà, di Get Up, Stand Up, che è appunto il titolo di questo seminario, e continuerà ad ispirare ovunque nel mondo proprio la ricerca e la lotta per la propria libertà, per la garanzia dei propri diritti, e continuerà ad essere proprio agli occhi del mondo proprio una presenza che non abbassa la testa
davanti a queste oppressioni, davanti a queste persecuzioni. In conclusione, ricordiamo che PayPal, ricordiamo che è possibile utilizzare il PayPal per aiutare, per supportare gli anziani, per fare delle donazioni a World Sound and Power Collective. È possibile, quindi, ognuno di noi può giocare il proprio ruolo e può compiere la sua parte, che non deve essere per forza una grande donazione, anche un qualcosa di piccolo, ma tutti quanti noi possiamo fare la differenza anche nella vita, nelle storie di questi anziani. E con questo ci salutiamo, vi ringraziamo e ovviamente se ci sono delle domande, se ci sono delle riflessioni, sono ben accolte. E grazie ancora di essere stati qui per questo terzo seminario della nostra attività culturale Rastafari. Rasale, blessed love. Grazie veramente di cuore. Ci ritroviamo l'anno prossimo. Ci ritroviamo l'anno prossimo con altre conferenze. Intanto vi ringraziamo anche coloro che ci stanno seguendo online. Blessed love da Rasale. Yes, greetings once again. Grazie a tutti quanti voi. Noi continuiamo a essere lì al Gazebo Rosso. Chi volesse venire a parlare, chiedere o acquistare i libricini, sono tutti quanti presenti. Grazie ancora una volta, un unico amore, e ricordiamoci che la libertà, così come la felicità, sono il nostro diritto di nascita. Selassie first.